Globale, locale, commerciale, ma anche impegnato nell'attivismo, il mercato di Terra Madre entra nel vivo al Parco Dora, dove è in corso il Salone del Gusto, con Davide Denina, le storie dal grande raduno mondiale dei produttori di cibo. Ci sono i tanti tipi di dattero dell'Arabia Saudita, il grano antico che cresce nell'Italia interna, il caffè cubano delle foreste vergini, ma anche i succhi fatti con le mele piemontesi scartate perché hanno preso la grandine. Certo, la mela grandinata è una mela che però non ha più un mercato così tal quale, perché comunque siamo abituati a vedere la mela bella, ma la mela grandinata ha tutte le sue proprietà organolettiche, ha tutte le sue virtù. Raccogliamo il formaggio fresco da diverse aziende agricole a gestione familiare, ognuna delle quali fa un formaggio diverso. Noi lo portiamo nelle nostre cantine a stagionare con tempi, modi, trattamenti diversi. Allevatori di formaggio sarebbe il termine ideale. Questo ragazzo israeliano invece alleva le capre nel deserto del Negev. Quest'anno sta studiando scienze gastronomiche a Pollenzo e racconta la storia dell'allevamento di famiglia. Nella piazza intitolata al fondatore di Emergency, Gino Strada, oggi questo signore americano parla della strada verso un sistema alimentare più equo. Poco oltre, invece, nel suggestivo scenario post-industriale del Parco Dora, una delegazione macedone cerca nuovi clienti in Italia. This sheep breeding kids organic production. E promuove il suo agnello biologico. Tra globale e locale, tra commercio e attivismo, si muove la galassia di biodiversità di Terra Madre, una scuola che è anche una fiera, l'anima di un mercato, ma anche quella di un agorà. Proprio Terra Madre, Salone del Gusto, domani sarà protagonista del nostro TG itinerante. Saremo in diretta dal Parco Dora sia alle 14 sia alle 19.35 per raccontarvi la terza giornata della manifestazione al parco, che è simbolo della rigenerazione urbana. Sentiremo altre storie da tutto il mondo quando la sostenibilità e abitudini rispettose dell'ambiente non rinunciano al piacere del gusto e le scelte di acquisto e di consumo dei prodotti alimentari si fanno consapevoli per rispettare la salute del pianeta.